Allora, anche oggi vediamo con Gianluca un po' di tecniche di Muay Thai, in modo tale che chi vuole approcciare a questo sport a combattimento, che poi, come abbiamo detto l'altra un'arte volta, è marziale. sia arte marziale che sport da ring, insieme, una delle poche, forse l'unica. L'unica, è l'unica Perché arte marziale che va sul ring. qualcuno mi ha detto il sandà, però lì non stai sul ring, ma Eh stai no, su un sul quadrato tatami o su una pedana rialzato. rialzata. Esatto. Allora, specifichiamo anche questa cosa. Perciò oggi vediamo qualche tecnica, giustamente ci verranno spiegate, partiremo dalla base. Ragazzi, questo non è per i campioni, non è che viene uno qua e Certo. dice: ma io ho fatto 20 anni, ho menato a tutti, mo mi fate vedere stronzate. Questo è per chi vuole iniziare. Se siete campioni, è inutile venire a vedere sto video, andate a fare i campioni. Esatto. Scuola di botte. Siamo di scuola di botte. Dedichiamo lo spazio al nostro sponsor, perché Scuola di Botte c'ha uno sponsor. La cosa buona di Foodspring è che è uno sponsor intelligente e utile a noi, sia perché ha capito che Scuola di Botte è un buon veicolo per raggiungere ciccioni, secchi, sfigati, gente che mangia male, sia perché offre comunque dei prodotti smart. Perché dei prodotti smart? Perché le stesse cose che voi andreste a prendere dal taroccaro, no? Tutta roba con i zuccheroni, i chimiconi, eccetera, qui troviamo dei prodotti con la maggior parte degli ingredienti biologici. Allora, una delle cose che sto provando, per esempio, in questi giorni sono proprio i muesli proteici. Perché qual è il vantaggio di averli? Ci puoi fare la colazione. Uno si fa una bella colazione e prende un botto di fibre alimentari che vi permettono comunque di usare gli zuccheri, i carboidrati in maniera intelligente anche durante la giornata, e comunque tante proteine, pochissimi grassi e saturi praticamente pari a zero. Un altro prodotto che sto usando ed è molto molto interessante, anche perché è buono, è lo shake proteico tutto biologico con i petali di cocco. Perciò vi fate questo bello shake, specie magari fuori pasto, prima dell'allenamento, dopo l'allenamento, durante la pausa pranzo, in aggiunta a quello che già mangiate, e avete un prodotto comunque di qualità proteico che potete usare. Carne di manzo formato portatile, vedete, 40 grammi di pure proteine. C'è un po' troppo sale secondo me, però la carne di manzo è fatta così, se no non si conserverebbe così essiccata. Ovviamente ci sono le proteine e mangiate qualcosa di consistente. Non è per i vegani, perché se siete vegani potete mangiare la carne essiccata. Pure qui, bassi con i grassi, bassi con i carboidrati, tanta fibra alimentare e un botto di proteine. Carnitina, zinco, magnesio vegano, biologico, e vitamine giornaliere, perché ovviamente le vitamine vanno sempre integrate. Piuttosto sano dal punto di vista alimentazione, evita zozzerie ed essere coperti sostanzialmente per quel che riguarda il fabbisogno giornaliero di proteine, fibre, vitamine, tutto quanto. E ovviamente Foodspring vi permette di averlo a prezzi veramente abbordabili, perché loro lavorano sostanzialmente solo online, perciò il prodotto biologico, il prodotto di qualità, potete averlo a un prezzo che spesso è più basso di quello che trovate nei negozi per prodotti secondo me qualitativamente inferiori, e che c'è dello sconto cicalone. Mettendo il codice SIMONEYT avrete un ulteriore 15% di sconto sul prezzo e listino, non sui prodotti già scontati. Perciò mi raccomando, supportiamo Foodspring, perché supporta Scuola di Botte, loro lo stanno sponsorizzando e ci stanno aiutando. Grazie. Eccoci. Oggi di che parliamo? Dei gomiti, mi pare di aver capito, giusto? Oggi parliamo di gomiti, sì. La gomitata tutti me la dipingono come una cosa fighissima. Io col gomito ammazzo tutti, spacco tutti. Ma che spaccate? Siete dei ciccioni? Vi siete fatti una domanda? Voi siete ciccioni, ma perché i thailandesi non so ciccioni? È vero, cioè, ce ne stanno pochissimi. Loro sono forti perché non so ciccioni. Tanti mi dicono: no, ma io ho visto c'è sta cosa, quello lì dell'MMA c'ha la panza e combatte, Butterbean combatte. Io ho capito, ma se non c'avesse la panza sarebbe più forte. E noi che mi viene di Tyson Fury c'ha la panza e combatte. Certo. Io preferisco Joshua, che c'ha la panza e combatte pure lui, se tanto non è pugilato. Certo. Allora, gomitate, st'arma, chiamiamola proprio arma, come dicevi tu. Tornando, no? A quello che dicevamo prima, no? Sappiamo, ormai penso che sappiamo tutti, che nella Muay Thai sta anche l'arte delle 8 armi, o 9 a seconda di
diciamo, della, se parliamo di Muay Borano, di Muay Thai sportiva, perché ovviamente andiamo ad utilizzare due pugni, due gomiti, due ginocchia e due calci. Queste sono le 8 armi della Muay Thai. Nella Muay Boran c'è anche l'uso della testa e quindi è quella là è chiamata la non arma. Oggi andiamo a vedere quello che è la gomitata, forse una delle armi più pericolose della Muay Thai, sicuramente. Perché? Perché è una parte del corpo che non è mai protetta, tra virgolette, ovviamente parliamo di professionisti. Poi certo nei dilettanti si utilizza un paragomito. Nei match professionistici, quindi quelli che noi vediamo spesso in televisione o sul web, la maggior parte dei match di Muay Thai professionistica prevede solamente l'uso dei guanti. Sì, perché poi quelli che ci ascoltano so delle pippe, certo, non hanno mai fatto niente, però vanno a vedere i match di quelli professionisti, certo, allora certo, vogliono sentire parlare del professionismo, ma andatevi prima a allenare, andate a correre e poi parliamo ai professionisti. Esatto, lo dico esatto, perché va sempre ricordato che non è che uno può partire che diventa campione subito, perché... ma come tutte le cose, ragazzi, si parte dalle basi per poi dopo arrivare, quindi prima dovete prendere tante botte a livello dilettantistico, poi piano piano sicuramente se siete bravi e siete costanti e fate tanti sacrifici sicuramente arrivate ad essere professionisti. Dalla gomitata, come dicevamo prima, è uno delle armi, è uno dei colpi più pericolosi che c'è nella Muay Thai. Oggi velocemente vi farò vedere una serie di gomiti. Tanti pensano che le uniche gomitate che si possono usare nella Muay Thai o che si usano, diciamo, generalmente sono la classica gomitata verticale e la gomitata orizzontale, sono quelle più frequenti. Però nel repertorio di quello che è la Muay Thai le traiettorie dei gomiti sono veramente tante. Oggi ne vediamo ovviamente alcune. Come ho già detto l'altra volta, è giusto che le chiamiamo in thailandese, quindi con i nomi thailandesi. I nomi che oggi andremo a vedere e a sentire sono i nomi delle traiettorie. Ovviamente non sono i nomi tradizionali che si possono utilizzare. Ecco, è bene sapere che ci sono due tipi di nomenclature. C'è la nomenclatura, quella tra virgolette chiamiamola sportiva, generica, e quella invece tradizionale, che ovviamente rappresenta delle scene di vita quotidiana di quello che era in antichità il popolo del Siam. Imparare è proprio la terminologia, quella standard, ok? Quella sportiva, quella quella della traiettoria. Quella che si usa oggi, perché ragazzi, esatto, cioè, è come imparare l'italiano e il latino in sostanza. Esatto, esatto. Che citazione corta, io manco so il latino. Io manco ho fatto la terza elementare. Sto cicalone sta diventando... Tornando ai gomiti, ovviamente le gomitate più frequenti sono il Soknad, quindi la gomitata verticale, e il Soktad, sono quelle che più si vedono nei combattimenti. Però questo non significa che non ci sono tantissime altre gomiti e tantissime altre traiettorie dei gomiti. Adesso le andremo a vedere. Oggi andiamo a vedere le gomitate. Ovviamente ci mettiamo in guardia, come dicevamo l'altra volta, e vediamo la prima gomitata, quella forse più frequente, che è il Soktad. Diciamo che Sok è generico di gomitata, quindi gomitata genericamente si chiama Sok. Il Tad sarebbe la traiettoria, ok? Quindi è una gomitata orizzontale che va a tagliare l'orizzonte. Iniziamo con un Sok Tad Kua, quindi una gomitata destra orizzontale. Prima la vediamo a vuoto. Vai Christian. Ok, la rifacciamo un'altra volta più lenta semmai. Ok. Cosa importante quando si utilizzano i gomiti sono proprio le mani. Le mani devono essere aperte. Perché? Perché aprendo le mani la traiettoria del gomito e la precisione del gomito sicuramente viene molto più efficace. Un'altra chicca, un altro segreto che tanti sanno e tanti non sanno è che il mignolo viene chiamato il mirino del gomito. Quindi dove il mignolo mira, il gomito di solito arriva. Ok? Questa è una cosa da sapere, una piccola curiosità. Come il mignolo è anche il mirino del bevitore, no? Che vero, alzato. Del calice che si tira giù. Ok, quindi adesso la vediamo al pad. Quindi vediamo un Soktad, quindi una gomitata orizzontale sul pad. Uno. Ok. Normale, eh? Uno. Torna bene. Uno. Uno. Ok. Adesso abbiamo visto la gomitata Soktad, vediamo la gomitata Soknad, che sarebbe la gomitata verticale, ok? Verticale ascendente, quindi dal basso va a salire. Anche questa è un'altra gomitata molto molto efficace, che di solito si utilizza in fase di attacco dell'avversario o di stop, praticamente quando l'avversario attacca, contraccolpo con il gomito a colpire il volto dell'avversario. Quindi adesso la facciamo prima a vuoto, la vediamo, da qui Soknad, perfetto, torniamo. Di solito il Soknad viene sempre seguito da un piccolo passo in avanti, questa è una cosa importante, ok?
Ok, la vediamo al pad. Ok. 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 Adesso le vediamo entrambe, quindi sock nad, sock tab. Bene. Ancora. 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 Bene, torna con cadere. Ok, ragazzi. Adesso andiamo a vedere sicuramente delle gomitate meno frequenti, ovviamente, con delle traiettorie un po' più particolari. Come prima gomitata che andiamo a vedere sarà il sock kratun, che di solito si tira con la mano avanzata, quindi con il braccio avanzato. Adesso ci mettiamo ovviamente in posizione di guardia, come dicevamo prima. Da qui a vuoto iniziamo con il primo sock kratun sai, quindi braccio sinistro, vai, iniziamo piano piano. Ok, torno. Quindi vede, il braccio scende e poi va verso l'alto, ok? Quindi andiamo a fare una gomitata praticamente verticale ascendente in percussione, ok? Quindi va a colpire. Rifacciamo un attimino a vuoto, da qua, lo facciamo sia sai che qua, quindi sia destra che sia sinistra che destra. Uno. Ok, perfetto. Adesso le facciamo sul pad, quindi uno, bene, da qua. Uno, 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 uno. Ok, lui mi ha fatto il saluto perché nella Muay Thai una delle cose più importanti che si fa durante la lezione, durante comunque l'allenamento, è proprio il saluto al proprio compagno di allenamento, al proprio maestro, al proprio avversario, proprio per far vedere il rispetto che uno prova nei confronti sia del proprio maestro che del proprio compagno di allenamento o addirittura in combattimento del proprio avversario. Questa è una delle regole più importanti ovviamente delle arti marziali. Oggi parliamo di Muay Thai, quindi della Muay Thai, il rispetto nei confronti del prossimo, quindi sia del vostro maestro che del vostro compagno di palestra. Adesso diagonale discendente, quindi andiamo a tirare un sock T, ok? Un T sock T, da qui, uno e scendo, uno e scendo, uno e scendo, di là, uno, di là, uno, entrambi, uno, due, uno, due. Perfetto. E adesso andiamo a vedere quella un po' più spettacolare, forse anche più difficile da utilizzare in un combattimento, che è la classica gomitata girata, il sock glab in thailandese. E ovviamente questa è una gomitata che a vederla ovviamente è bellissima, però ovviamente a farla è molto molto complicata, perché bisogna avere una scelta di tempo notevole. Adesso ci mettiamo in posizione di guardia, la facciamo prima a vuoto, quindi spostamento del piede sinistro per poi colpire ovviamente col gomito destro. Ok, spostamento fuori dalla linea del proprio avversario, quindi fuori dalla guardia del proprio avversario, per poi colpire il nostro avversario con il gomito. Ok, questa si chiama sock glab in thailandese. La facciamo sul pad. Ancora. Ancora. È molto pericolosa anche per chi regge il pad, perché ovviamente essendo una gomitata girata, se uno non sta molto attento rischia di ricevere un gomito. Adesso li vediamo tutte e tre in velocità, quindi ancora, 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 ancora. Ora. Ok, Ok, adesso andiamo a vedere un allenamento che si fa di solito a chiusura di una lezione, che sono le ginocchiate. In thailandese ginocchiata si pronuncia cao, e quelle che andiamo a vedere adesso saranno delle ginocchiate cao trong e cao ti, che sarebbero delle ginocchiate dritte e delle ginocchiate a bandiera. Insomma, questo allenamento si fa proprio per la resistenza a quello che è l'uso del ginocchio in clinch. Quindi andiamo a prendere il sacco, facciamo vedere Lorenzo, andiamo a prendere il sacco nella parte superiore o con le braccia, quindi andiamo a simulare una presa sulla testa, o in la famosa, diciamo, presa dell'orso, andiamo a simulare una presa al tronco, ok? E da qui colpiamo con il ginocchio sia nella traiettoria frontale, quindi con un cao trong, e sia nella traiettoria laterale con un cao T,
detta gergo la sportellata, quindi la ginocchiata a sportello o ginocchiata a bandiera. E questo è un esercizio che di solito si fa ripetuto nel tempo, almeno per un agonista, almeno 300-400 ginocchiate a fine lezione, proprio per una resistenza a quello che è il clinch, a quello che è l'uso del ginocchio in clinch. Adesso andiamo a vedere una piccola dimostrazione. Vai Lorenzo. Vedete, le braccia tirano verso il proprio corpo il sacco e col ginocchio andiamo a colpire quello che è il tronco del nostro avversario praticamente. Adesso andiamo a vedere un KOT, quindi ginocchiata a bandiera, che di solito si porta sulla coxa, sul fianco del nostro avversario o compagno. Ok, grazie Lorenzo. Scuola di batte. Siamo di scuola.